È polemica dopo la decisione della Regione Campania che ha disposto a partire dal 1 gennaio 2019 la disattivazione dei punti nascita dell'ospedale Luigi Curto di Pulla e di quello dell'Immacolata di Sapri. Per entrambi non è stata accolta la richiesta di deroga di chiusura per tutti quei punti nascita che fanno registrare meno di 500 parti all'anno. Sul tema, che ha scatenato una vera e propria bufera, è intervenuto anche il sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, Tommaso Pellegrino, ospite dello speciale TG News andato in onda ieri sera. Oggi siamo veramente in contraddizione totale. Parliamo di assistenza ai bambini, di politiche per i bambini, chiudiamo i reparti di pediatria. Parliamo di politiche per le donne e chiudiamo i reparti di ginecologia. Allora qualcuno ci deve spiegare, in questa profonda contraddizione che c'è in questo paese Italia, con la politica italiana, qualcuno ci deve spiegare, deve pretendere un po' di coerenza da parte di chi fa delle scelte. Allora, dicessero in modo chiaro. Hanno fatto la legge sui piccoli comuni, hanno il dovere di cancellarla quella legge, perché se fai la legge sui piccoli comuni e poi togli i servizi continui e costanti, togli i tribunali, togli i carceri, togli i punti nascita, chiudi gli ospedali, allora che significa la legge sui piccoli comuni? Che significa parlare di periferie? Che significa parlare di donne e parlare di assistenza, di tutela dei bambini? Parliamo di asili nido? Allora diventano argomenti solo per riempirci la bocca nei vari convegni.